ci sei tu. E ci sei tu. E ci sei tu. Questa notte a farmi compagnia. Io non vorrei dormire più. E ci sei tu. Tra i miei sogni ci sei sempre tu. Io non vorrei svegliarmi più. E ci sei tu. E siamo in diretta 18.05 Radio Italia anni 60 e oggi, caro maestro Di Curzio, per E ci sei tu nella versione Le canzoni del cuore, siamo orfani del nostro Vincenzo Capua. Lo so. Buonasera Reu, buonasera a tutti. Buonasera maestro Di Curzio, oggi il nostro Vincenzo non c'è perché è in pre-ritiro con la Nazionale Cantanti, ma lo riascolterete qui venerdì. Allora, andiamo ad iniziare. Decennio dedicato alla musica italiana dal 1960 al 1969. Salviamo Riccardo Lodi alla regia e adesso partiamo con il primo brano proprio dalla regia, 29 settembre. Loro sono l'Equipe 84. Seduto in quel caffè io non pensavo a te, guardavo il mondo che girava intorno a me, poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto. Di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono. Parlo, rido e tutto, non sai perché. T'amo, t'amo e tutto, non sai perché. Parlo, rido e tutto, non sai perché. T'amo, t'amo e tutto, non sai perché. Parlo, rido e tutto, non sai perché. T'amo, t'amo e tutto, non sai perché. T'amo, t'amo e tutto, non sai perché. Eh sì, loro sono inconfondibili. Bellissimo. Caro maestro Di Curzio, loro sono l'Equipe 84 e il brano è 29 settembre. Questo brano, raccontiamo subito qualche curiosità. Allora, questo brano praticamente è il primo brano del duo che poi ha fatto storia in Italia, ovvero Mogol Battisti, è appunto registrato per primo dall'Equipe 84,
nel 1967, poi ed ha un'atmosfera, non so se l'hai sentito maestro, un'atmosera un po' psichedelica, no? Sappiamo il motivo per l'epoca, e poi la canzone è la storia di un tradimento. Poi due anni dopo però, per stessa diciamo volontà del duo Mogol Battisti, la incide anche Battisti e diventa un po' diversa da quella che era stata la versione di Vandelli. Fra l'altro Vandelli aveva avuto il privilegio di registrare questa canzone alla Ricordi a Milano, in via dei 500, dove la Ricordi aveva acquistato per la prima volta un registratore a 8 piste, quindi è la prima volta che una canzone viene registrata con questo diciamo apparecchio, che all'epoca era insomma una novità assoluta, come oggi se esce un nuovo marchingegno tecnico che modifica, a parte che già ce ne sono tantissimi. Comunque non perdiamoci, dicevamo che poi dopo due anni Lucio Battisti reincide questa canzone, ma prende tutt'altra atmosfera, quindi meno psichedelica, leva certe cose in cui invece Vandelli si era un po' così addentrato, e la riporta ad altre sonorità, e al posto di quella voce radiofonica che c'è in questa versione c'è la chitarra acustica suonata dal nostro Lucio. Oggi abbiamo, maestro, tante persone che già ci stanno scrivendo perché... e questo ci fa piacere, vuol dire che la trasmissione è seguita, perché vogliono sapere se anche oggi daremo i premi. Assolutamente, certo. Assolutamente sì. Nella ultima parte vi dirò qual è il piccolo quiz musicale che faremo, e sulla pagina di E ci sei tu on air chi risponderà per primo esattamente vincerà i due premi offerti dai nostri sponsor. Adesso direi, maestro, se sei d'accordo, che è il momento di fare invece il primo maggio dal vivo, sempre negli anni 60. E la canzone ve la dico dopo, perché assolutamente la riconoscerete. Non pensare a me, continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi, c'è stata solo una parentesi tra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu, la vita continuerà, il mondo non si fermerà. Pensare a me, il sole non si spegnerà con te. Maestro, maestro. Non pensare a me. E io invece ti penso sempre. Non pensare a me, questa canzone, pensate amici all'ascolto, nel 1967, nel tragico anno dove al Festival di Sanremo ci fu la morte di Luigi Tenco, vinse il festival proprio per questo motivo, per la tragedia che ci fu, passò un pochino sottotono. Era una canzone che Villa cantava insieme in coppia con Iva Zanicchi, e tutte e due la pubblicarono, e gli diede l'accesso al contest, ma nel contest poi europeo non ebbe grande successo, arrivò ultimo. Quanto è cambiato Sanremo? Non viene, pensa maestro, io non sono d'accordo, ma diciamo che non viene considerata una delle più belle canzoni dell'epoca. Io non dico che lo sia, però non è neanche brutta, insomma rientra in quel... Io so che quell'epoca a te piace tantissimo. A me piace tanto, perché è la tua annata, il 60, no, io, 70. Io sono, allora io lo posso, no, svelare, ma anche a me piace. Io lo posso non svelare, tu sei più giovane, io lo posso svelare senza nessun problema. Io sono nato nel 1962. No, quello lo fa Berlusconi. 6-2. Quando parla un po' smascellato, ma noi invece nel 1962 sono nato, quindi ero piccolissimo in questo decennio. Però ho imparato e le ho apprezzate perché le ascoltavo nel famoso mangiadischi dei miei genitori, e quindi sono state le prime canzoni che ho sentito da piccolo. Ma no, era proprio il mangiadischi, ai dischi, no? Ai dischi, si infilava il disco. Tipo esatto.
Allora, anche oggi, oltre ai premi che già vi ho detto, poi avremo tra circa 20 minuti in diretta un nuovo ospite del mondo dello spettacolo. E credo di donna poter dire non, è una donna, però non sveliamo mai chi è. E a questo punto io direi che possiamo andare con il break pubblicitario. Restate con noi. Ristorante Bruciapadelle, i migliori piatti della cucina italiana accompagnati da un'ampia cantina di vini. Ottimo rapporto qualità-prezzo e tante promozioni riservate ai nostri ascoltatori. Il ristorante Bruciapadelle è a Roma, in piazza Ippolito Nievo 13, aperto tutti i giorni. Prenota la tua cena al numero 06 58 13 860. E ci sei tu. Un orologio con il tuo gatto. Chi te l'ha regalato? L'ho fatto io. Tu? E come avresti fatto? Semplice, con Free Watch, il primo orologio fatto da te che puoi personalizzare con foto, nomi o loghi e scegliere tra vari colori e modelli. Figo, lo voglio anch'io con lo stemma della mia squadra del cuore. Vai su freewatch.it oppure scegli colore e modello e invia la foto tramite WhatsApp al 335 53 99 156 e in 48 ore è pronto. Watch.it e presto sarà anche al mio polso. Vittima di errore medico? Affidati a Iuremed. 800 93 11 94. Interventi sbagliati? Diagnosi errate? Iuremed, rete di specialisti nel risarcimento danni da mala sanità, ti assiste con professionalità e senza spese anticipate. 800 93 11 94 o iuremed.it. Nel borghetto del gusto, nel cuore di Ponte Milvio, vieni a gustare Mamma Nanà. Mamma Nanà è fuoco, con piatti mediterranei nel rispetto della tradizione, con sapori sapientemente rinnovati. Mamma Nanà è crudo, con il pesce più fresco proveniente dal nostro mare. Mamma Nanà è bottiglie, una cantina selezionata di etichette dai rossi importanti alle bollicine più leggere. Mamma Nanà, fuochi, crudi, bottiglie. La passione per la tavola, la scoperta del buon gusto. Via Flaminia 508, Roma. www.mammananà.it. Radio Italia anni 60, Anna Gaetano e la Rino Gaetano Band vi invitano il 2 giugno all'ottava edizione della Rino Gaetano Day, a 40 anni dall'uscita dell'album Non te regge più, l'omaggio nazionale al cantautore prematuramente scomparso a soli 30 anni. Il Rino Gaetano Day, evento solidale, è a ingresso libero e a Piazza Sempione ed è l'unico omaggio ufficiale per un artista immortale. Ospiti della serata Simone Cristicchi e Artù. La serata sarà trasmessa in diretta da Radio Italia anni 60, FM 100.5. Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60 100.5, chiama il numero 06 83 95 42 24. E ci sei tu. Strada
che mi porta a te. Ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi troverai. Parlo e la mia mano che la tua cerco. Ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi rivedrai. E troverai fuori in me, in un concerto dedicato a te. Umberto Bindi, maestro di Curzio, Umberto Bindi, un brano spettacolare. Che ha rifatto anche quello di Baglioni con Orietta. Con Orietta Berti, sì. Pensa, maestro di Curzio, e anche voi all'ascolto, questo è un brano del 1960 ed è stato un successo enorme per Umberto Bindi, che fin dall'inizio ha subito veramente un ostracismo nel mondo della musica, della canzone italiana, dovuta a questa sua, non subito dichiarata, ma insomma evidente omosessualità. Viene, dicevano, di tutti i colori. Adesso sarebbe una adesso cosa, adesso non farebbe, diciamo, girare scalpore la testa a nessuno, e non farebbe scalpore, come è giusto che sia. Ma all'epoca invece lasciamo cioè è alla nostra immaginazione e a quella di chi ci ascolta cosa ha potuto subire questo grande artista della scuola genovese, Umberto Bindi. Questa probabilmente è la sua canzone firma, ne ha scritte tante, ma questa è sicuramente la più conosciuta, Il nostro concerto. E appunto, dicevo, quando poi molto più avanti lui stesso, quando ha fatto coming out e quindi quando ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità, ha scritto che questa canzone, che è così veramente dolorosa e struggente, era praticamente dedicata al suo compagno dell'epoca che morì. Infatti vedi queste strofe: ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi troverai, vedrai lo sguardo che per me parlò e la mia mano che la tua cercò. Quanto è informato il nostro reo, Ma io amo, tu lo sai, poi bene, ci conosciamo, lavoriamo insieme da tanti anni, amo cercare le curiosità, amo sapere perché e per come, per ciò che riguarda la musica, non solo perché è il nostro lavoro, ma proprio per una mia passione. E adesso è anche più facile con i social. Con i social network, ma soprattutto con internet è possibile andare a navigare e trovare tutte le info che spero e credo piacciano anche a chi ci ascolta, perché poi dire solo questa è la canzone, ecco, questa l'avete sentito oppure ve la sarebbe un po' riduttivo. Nel piccolo vogliamo anche, insomma, che ci si renda conto dell'importanza. Umberto Bindi, fra l'altro, al termine della sua carriera, come è successo anche ad altri, ha finito praticamente la sua vita in povertà, e come al solito lo Stato non è che poi più di tanto ha fatto nulla. Addirittura Gino Paoli, che in quel momento era presidente della SIAE, gli fece ottenere quella specie di bonus che viene dato agli artisti in difficoltà. Renato Zero lo ripropose a Sanremo con un brano scritto da lui, per lui e per i New Trolls, Letti, e quindi comunque almeno qualcuno se n'è ricordato, ma sempre troppo poco per quello che meritava Umberto Bindi. Allora, nel ricordarvi che siamo in diretta e che siamo a Radio Italia anni 60 e ci sei tu nella versione del mercoledì e ci sei tu le canzoni del cuore, il mio maestro è qui vicino a me con la chitarra, e io direi che possiamo andare con l'altro omaggio dal vivo, sempre delle canzoni degli anni 60, se siamo pronti, maestro, e poi dopo ne parliamo, prima la cantiamo. Una come te io non la troverò mai più, una come te, ma non posso più
chiederti tempo per cambiare, perché sarebbe inutile, sarebbe solo per pietà, ed io non voglio più pretendere le cose che non merito da te. Perderò così anche quest'ultima occasione che mi dai, e sarà tardi quando cercherò di te, e perderò così anche quest'ultima occasione che mi dai, e sarà tardi quando cercherò di te. Il nostro maestro di Curzio. No, spiega perché ho giocato con questa melodia. Io ho sorriso perché magari chi è più attento all'ascolto l'avrà capito che il finale suonato alla chitarra acustica era quello di Mille giorni te di me, che stava bene su questa canzone. Allora sì, come abbiamo appena anticipato, questa canzone si chiama L'ultima occasione ed è un brano degli anni 60, per l'esattezza del 1965, lo portò al successo Mina, ma il pezzo era già stato, senza successo purtroppo, già registrato da Tony del Monaco, che secondo me, detto, se posso usare questa parola che ormai si dice ovunque, c'è un po' sfigato, perché aveva fatto la prima registrazione della Voce del Silenzio e non ebbe successo finché non la fece poi Mina. Anche in questa occasione aveva cantato la prima versione, di cui era anche autore del testo Tony del Monaco, insieme alla musica scritta da Jimmy Fontana nello pseudonimo di Climax, e anche lì però non se lo sono filati, finché non è arrivata Mina. Come è arrivata Mina, questa canzone ha avuto una, non dico eccellente, ma discreta popolarità. Esiste una versione, pensa, anche di Tom Jones, che nella versione inglese si chiama Once There Was a Time. E poi l'ha rifatta anche Francesco Renga, e come abbiamo detto l'ha fatta quella che probabilmente anche a noi ce l'ha fatta un po' riscoprire, Claudio Baglioni. E devi sapere tutte al successo meno Tony del Monaco, poverino. E ce n'è anche una di una ragazza che ha fatto credo la prima edizione di X Factor del 2012, una certa in arte Nice. La sua vera voce è Noemi, e il suo vero nome è Noemi, e che veramente ha una voce pazzesca. E io quando la sono andata a sentire un paio di giorni fa questa versione, ero curioso di sentirla, non solo perché l'avremmo omaggiata, ma insomma proprio perché volevo verificare di persona come fosse questa voce. Veramente ha una voce eccezionale, ma però allo stesso modo ho fatto questa riflessione che voglio fare con te e con chi è all'ascolto. Vedete perché alcune volte questi programmi, questi talent musicali sono un'arma a doppio taglio? Perché a volte, se poi non si è seguiti successivamente da una produzione artistica, da un direttore artistico, da un compositore, da un paroliere, buonasera Franky là dal vetro, poi succede che magari queste grandi voci si perdono, si perdono, nel senso che poi nasce e finisce là. E poi la frustrazione, e quindi quello che mi sento di dire nel mio piccolo, nella nostra piccola esperienza del nostro lavoro di tanti anni di piano bar, di locali. Appena 20, 25 anni. Esatto, a chi va a fare questi talent, prendetelo come un gioco, anche se siete bravissimi, e comunque vada, rimanga un gioco, sia se poi va tutto bene, e poi anche se invece tornate capisco che è dura, anche se si torna poi nell'anonimato, però amate la musica più che il successo legato alla musica. No, bisogna pensare anche che un momento stai un po' più in alto e un momento vai più in basso, specialmente se hai una bella voce e basta. Però vedi maestro, nel caso di questi ragazzi e queste ragazze è una prima occasione, li portano, li pompano in una maniera a volte anche esagerata, gli fanno fare il disco, la compilation dell'edizione di quell'anno, che sia X Factor sia The Voice, e poi alcuni però spariscono. Perché non sono seguiti, e quindi è triste per loro.
Allora, io direi che possiamo ricordare due cose fondamentali. La prima è che al termine della trasmissione sulla nostra pagina Facebook e Ci sei tu on air metteremo un piccolo quiz musicale per farvi vincere i premi offerti dai nostri sponsor. E invece l'altra notizia è che adesso andiamo in pubblicità e al rientro abbiamo il nostro ospite del mondo dello spettacolo. Dal 2004, nel cuore di Trastevere a Roma, QS Rummeria e Whiskeria. Più di 300 tipi di rum da tutto il mondo, esclusive bottiglie che potrete bere solo da noi. Certificati nel 2015 come una delle migliori rummerie in Italia. Bevi bene e con moderazione. Bevi da QS Rummeria, a Roma, in Vicolo Moroni 53, aperto dalle 20 alle 2.30 di notte. 331-9966-996. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. La canzone di Marinella, sono le 18.36, Radio Italia anni 60. E c'è lei, la nostra ospite al telefono di oggi del mondo dello spettacolo. Buonasera, benvenuta Giulia Salemi. Buonasera. Buonasera. Buonasera Giulia, come stai? Molto bene, adesso che ho sentito questa canzone sto ancora meglio. Stai ancora meglio, Veramente per me è terapeutico, nel senso che nonostante le tue canzoni siano un po', insomma, non proprio euforiche, però mi mette sempre di buon umore, mi fa venire la pelle d'oca. Siamo assolutamente d'accordo. Giulia, prima di arrivare alla canzone del cuore, la tua, facciamo un attimino così, un piccolo riassunto, perché tu praticamente sei, se non vado errato, modella e showgirl. Allora, modella, amore, la ero 10 kg fa, diciamo. Nasco come modella, nel senso che quando mi sono trasferita a Milano all'età di 19 anni ho iniziato come modella, ovviamente che è il lavoro un po' che tutte possiamo fare all'inizio. Poi da lì ho iniziato a fare casting, su casting, corsi di qui, di là, Miss Italia, su, giù, Pechino Express, quelli che il calcio, tante piccole cosine che pian piano hanno fatto parte della mia gavetta. Che per caso ci stai parlando in viva voce? Ecco, così è molto meglio, perché altrimenti sembrava che tu fossi dentro una scatola che ti avevano sequestrato, dentro una scatola magica. No, ma è un deficit mio, perché ma tu sei una grande appassionata anche dei social, da quello che ho letto. Io sono pazza per i social, vivo con i social, condivido qualsiasi cosa. Sì, l'abbiamo letto. Praticamente su Instagram esisti praticamente solo te. L'ho letto, una curiosità, aspetta se la ritrovo, se no ce la dici tu. Non so quanti mila follower hai, ma veramente tanti. 329 mila. Quindi sei anche una influencer in qualche modo. Ovvio. Quindi se metti un capo d'abbigliamento, una determinata scarpa, poi esce una moda. Beh, adesso non esageriamo, però diciamo che... Dai, volevo pompare un po' la nostra Giulia. Pompare fa sempre bene, però no, non esageriamo, però io ho un po' il mio seguito delle mie un po' ragazze consolidate, capito? Quindi quelle che mi sto portando avanti e che poi si aggiungono, è molto bello, questo è veramente molto gratificante, perché poi sai, in televisione non hai mai, non capisci mai quanto la percezione sia positiva o negativa. Piaci, non piaci, piace quello che dici, piace come ti vesti. Invece i social, essendo una piattaforma molto immediata,
molto reale, nel senso che tutti possono accedervi e tutti ti possono scrivere un messaggio in direct. Io riesco ad avere un confronto diretto quotidianamente con tutti i miei followers. Ok, esatto, perfetto, siamo d'accordo, sono d'accordo con te. Senti Giulia, due o tre curiosità prima di arrivare alla canzone del cuore. Allora, prima ci hanno detto, sai gli uccellini che arrivano prima di fare un'intervista, che tu quando eri piccola ti sentivi brutta, ma è la verità? Assolutamente vero. Ma come mai? Dai, dici la verità. Allora, perché sai, essendo iraniana, io ho i tratti molto marcati, i colori molto scuri ed ero molto pelosa, quindi da piccolina avevo un monociglio, no? E mia mamma, figurati quella lì, no? Non me lo faceva togliere, ok? Perché diceva che era sintomo di bellezza, che una ragazza non si deve, cioè, tutte le culture iraniane, persiane, eccetera. Quindi non me l'ha fatto togliere fino ai miei 14 anni, ma quando me le sono fatta di nascosto, tanto è vero che lo scoprì, mi mise in punizione, cioè, capite la follia, il livello. Poi avevo l'occhialino rotondo alla Harry Potter, insomma, diciamo che i miei genitori non mi hanno proprio aiutato in questa fase qua ad essere una bella bambina. Però ti sei riscattata, ti sei riscattata crescendo, esatto, assolutamente. Dai, sono... Senti Giulia, un'altra cosa, tu nonostante questa, insomma, è fuori di dubbio questa tua, questo tuo essere sexy, sei anche poi nella realtà invece una ragazza molto molto timida, molto molto casta, eh? Questo... Sì, è vero. Io ma questa apparenza sexy che mi dicono che poi di base, cioè, mi appartiene tanto più che altro magari avendo, essendo io appunto scura, morettona, capito, alla Bellucci, alla Loren, così, con questo occhio tagliato da gatta, poi io ci metto sopra l'eyeliner, eccetera, ho questa apparenza un po' sensuale, però di base io sono molto, molto giocherellona, molto giocherellona, mi sento ancora molto baby, molto bambina, sì. Sto ancora aspettando il principe azzurro. Arriverà, arriverà, chissà quanti ce ne sono fuori la porta che non li hai neanche visti, non li consideri magari. Se adesso stanno ascoltando. Senti Giulia, invece veniamo un pochino alla canzone del cuore. Qual è la tua canzone del cuore, il tuo artista? Fabrizio De André. Se non si fosse capito. Si è capito, si è capito. E le tue canzoni del cuore, c'è qualcosa che ti lega? Che allora, hai un ricordo? Io amo Via del Campo, molto, e anche Bocca di Rosa, perché vi spiego, il mio primo fidanzato, allora, ovviamente essendo parte di questa generazione, quindi millennials, eccetera, noi non siamo nate quando Fabrizio De André, insomma, era ancora vivo, quindi io non lo conoscevo ancora quando avevo 15 anni, e praticamente è stato il mio primo fidanzatino che aveva tipo 3 anni, 4 anni in più di me, che come, allora, sai la maturità che devi scegliere un argomento, insomma, aveva fatto tutta la sua tesina su Fabrizio De André, e quindi io ero talmente innamorata di lui, che mentre lui mi parlava, mi ha affascinato su questo Fabrizio, mi ha dato un suo libro, una sua biografia, io l'ho letta tutta, sono impazzita completamente, quindi una ragazzina a 16 anni tutti i giorni ascoltava Fabrizio De André, che le mie amiche a quei tempi ascoltavano David Guetta e Black Eyed Peas, e io mi ascoltavo Fabrizio De André. Giulia, resta un attimo in linea perché resta un attimo in linea perché ti facciamo una piccola dedica, eh? Aspetta, vai, grazie. In linea. Via del Campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del Campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del Campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano. Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
Appena scese dalla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. C'è chi l'amore lo fa per noia, c'è chi lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Giulia! Wow! Che bravo che sei! Tesoro, tesoro, 25 anni che io qui e il maestro ci dilettiamo nei locali, facciamo piano bar. Ma a parte questo, quello che mi conta di dirti è, tu hai conosciuto poi, hai avuto modo di conoscere De André prima o eri ancora piccola, piccola, piccola? No, io non, quando, cioè no, assolutamente. Beh, sarebbe stato bello, visto come ti sei appassionata. Sarebbe stato, sì, sarebbe stato un sogno conoscerlo, assolutamente, anzi... Ma sai, a volte gli artisti si possono conoscere e portare dentro anche, diciamo, amandone, conoscendone la storia, sapendo... Guarda, purtroppo non abbiamo molto tempo con i break pubblicitari, ma credimi, sicuramente la saprai se vai a vedere la storia di come nasce Via del Campo, è veramente una poesia, insomma, voglio dire, ci si potrebbe fare un libro. Sì, no, te l'ho detto che avevo letto il suo libro, io sono rimasta super affascinata. Da Fabrizio De André manca, non abbiamo un nuovo Fabrizio De André, assolutamente, no. Sono d'accordo, sono d'accordo. Mancano autori e cantautori purtroppo attualmente. Comunque, di la frase più bella, cioè, che io amo dall'esame, dai diamanti non nasce niente, dall'esame nasce sì, assolutamente. Io la trovo veramente un motto di vita pazzesco. Giulia, grazie di questo intervento. Noi in futuro, se vorrai, siamo contentissimi di averti qui, saremo contenti. Ti auguriamo il meglio per la tua carriera, ti vediamo in televisione, credo che sarai, se non vado errato, domenica sì, in Rai. Sì, weekend a mezzogiorno in famiglia, sì. E quindi ti vedremo domenica prossima a mezzogiorno in famiglia su Rai 2 la mattina. Grazie ancora. Grazie, un bacio. Grazie ancora. Ciao. Eh sì, la chitarra acustica del maestro Di Curzio che si è appoggiata su Sognando California. Sognando California dei Dick Dick, caro maestro. Vai, faccelo sentire ancora. Eh sì, Sognando California, quanti in quegli anni, in quelle stagioni hanno sognato la California? Anche perché la California ha sta poi lontano. Non solo perché sta lontano, ma anche perché comunque era un mondo che nasceva in quel momento, ma soprattutto un movimento culturale, quello che poi... all'epoca, ma non adesso, all'epoca erano i figli dei fiori, quindi c'è tutta una storia legata alla California e questa canzone in qualche modo era appunto in linea con quel momento che avveniva dall'altra parte dell'oceano. È una cover di un'altra canzone, ovviamente.
California Dreaming, e l'abbiamo detto l'anno, sì, penso che l'ho detto, del 1966, 66. E loro sono i Dig Dig. Siamo nell'ultimo blocco di quest'ora dedicata, come tutti i mercoledì, alle canzoni del cuore, e ci sei tu, le canzoni del cuore. E prima di ascoltarti, maestro, perché oggi come ho già anticipato all'inizio, siamo senza il nostro Vincenzo, impegnato in un pre-ritiro con la Nazionale Cantanti, che salutiamo e che tornerà venerdì. Quindi prima di andare a sentire dal vivo, questa volta sarai tu a prendere il posto di Vincenzo e a fare l'ultima canzone, suonarla e cantarla, volevo ricordare il quiz che darà la possibilità di aggiudicarsi i nostri premi dei nostri amici del programma. Quindi il ristorante Bruciapadelle a Roma, Piazza Eppoidonievo 13, e QS Rumeria, Vicolo Moroni 53, sempre a Trastevere. Allora vi dico intanto il quiz, che dovete andare sulla pagina dove noi, appena terminato il programma, pubblicheremo questo quiz. Però intanto vi diamo l'indicazione. Allora, sulla pagina, appena faremo il post, dovrete scrivere qual è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 1969. Quindi dovrete scrivere, ripeto, qual è stata la canzone che nel 1969 ha vinto il Festival di Sanremo. Vi diamo tre possibilità per aiutarvi. Una è Cosa hai messo nel caffè di Riccardo Del Turco e Antoine, l'altra è Zingara di Bobby Solo e Iva Zanicchi, e la terza è Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo e Mary Hopkin. Allora, ripeto, andate sulla pagina tra circa 10 minuti e scrivete qual è la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, il titolo, nel 1969. È arrivato il tuo momento, maestro, cosa ci fai ascoltare? Bah, facciamo una Fatti mandare dalla mamma. Vai, un Giannino Morandi, mani grosse. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. L'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Ma che bravo il nostro maestro di Curcio. Grazie. Allora siamo arrivati quasi al termine, io ringrazio, partiamo con i ringraziamenti finali. Allora ringraziamo come sempre i nostri amici del programma QS Rumeria, Vicolo Moroni 53 e Ristorante Bruciapadelle, Piazza Eppoidonievo 13. Nonché ringraziamo la nostra ospite che è stata con noi in diretta telefonica, Giulia Salemi. Ringraziamo come sempre Riccardo Lodi alla regia. Ringraziamo anche, se non è stato presente con noi, Vincenzo Capua, grazie a te maestro. Grazie, e ringraziamo anche lo Humor Studio per la post produzione, perché tutte le puntate a partire dalla scorsa settimana saranno presenti sulla nostra pagina YouTube grazie alla post produzione di Humor Studio di registrazione. Potete andare sul suo sito, che è appunto humormusic.com, www.humormusic.com, per tutte le informazioni. Di nuovo grazie a tutti, maestro. Noi torniamo mercoledì prossimo con una puntata speciale, lo sai? Sì, io lo so. Sì, perché mercoledì prossimo facciamo una puntata dedicata alla musica napoletana, dove avremo in studio ospite con noi la voce madre di Jody Sarno. Quindi adesso abbiamo fatto 60-70, la scorsa settimana canzone romana, la prossima canzone napoletana e andiamo poi avanti. Finché ce la facciamo. Facciamo tutta Italia, no? No, tutta Italia no, sarebbe complicato. Però la prossima settimana sarà veramente interessante, quindi invitiamo tutti voi mercoledì prossimo a stare sintonizzati su Radio Italia anni 60 alle 18 per questa puntata speciale dedicata a Napoli. Sta per arrivare il nostro Frankie B Live. Di nuovo grazie a Riccardo Lodi, un buon ascolto a tutti voi e rimanete sintonizzati su Radio Italia anni 60 Roma. And she said to me.